quello che vanno a campagna sono una parte della Chiesa Nazionale di Alcanus. Questa associazione era per me è diventata come una famiglia a casa. Sono arrivata in associazione quando è stata fondata nel 2009 da due amici, da un cardiologo e cardiochirurgo, che tra l'altro sono il mio cardiologo e cardiochirurgo. Che è un luogo in cui ho imparato ad aiutare me, ma soprattutto gli italiani. Quindi un posto in cui trovare tutte le risposte, sia sanitarie che di vita quotidiana, che migliorano la propria qualità di vita. E la nostra associazione ha di diverso, di unico in Italia, che è fatto soprattutto da persone che il problema ce l'hanno e l'hanno affrontato, oltre che da medici, chirurghi, psicologi, infermieri. Io ho una cardiopatia congenita dalla nascita, ho subito 4 interventi e vi confesso che il giorno prima di arrivare qui ero ricoverata in ospedale per i miei soliti controlli. Però la cosa che ho imparato grazie ad AICA e che poi mi sono anche formata è che una vita normale è possibile ed è quindi quello che cerchiamo di fare. La nostra filosofia è chi meglio può aiutare gli altri, chi non ha avuto il problema. E quindi abbiamo congiunto l'associazionismo, che è una base proprio del sistema italiano in tutte le sue forme, e poi quello di essere pazienti, perché noi con AICA siamo confederati con le maggiori federazioni europee, in cui questo tipo di associazioni esistono da tempo. Vi dico solo che in Inghilterra e in Germania le associazioni di cardiopatici congeniti dettano le leggi sanitarie, fanno proprio la differenza. Quindi l'associazione nasce dai pazienti, perché sono i pazienti che dicono di cosa hanno bisogno, sono i genitori che dicono di cosa hanno bisogno. E quindi su quello si basa tutto il nostro lavoro. Noi lavoriamo sia all'esterno dall'ospedale, ma anche all'interno. All'interno, principalmente nella nostra sede di San Donato Milanese, dei progetti di cui poi lei parlerà. E poi invece in Italia abbiamo cercato di aprire varie sedi, soprattutto nel sud, ne abbiamo 8, perché io sono di Lecce, originaria, e i miei genitori, per portarmi, per curarmi, io ho fatto 4 interventi, di cui 3 all'estero e 1 in Italia. Erano sempre questi viaggi della speranza, che quando qualsiasi persona deve portare un caro, deve, soprattutto per noi del sud, deve sempre portarli nel nord. E quindi sono dei viaggi che ti impegnano sia emotivamente che economicamente. Quindi abbiamo voluto agire anche in questo. Quindi il nostro intento è aprire le varie associazioni nei vari posti, nei vari punti d'Italia, trovare dei cardiologi, delle persone che, se anche non hanno una vera esperienza sulle cardiopatie congenite, che però se ne interessino e diano alle persone che vivono in quel territorio un minimo di assistenza, che purtroppo adesso manca totalmente. La Sicilia, la Calabria e anche la Campania sono un po' totalmente sfornite. Noi, da noi arrivano ragazzi e bambini veramente in condizioni che spesso è molto difficile salvarli, invece intervenire prima è molto più semplice. E sembra sempre che, è vero che l'Italia è fortunata, abbiamo la civiltà, abbiamo tante cose positive, però spesso il nostro sud viene dimenticato ed è sempre un po' lasciato lì. Però insomma, noi che ci viviamo sappiamo le nostre difficoltà ed è questo un campo su cui noi vogliamo agire. Allora, noi lavoriamo sia in ospedale, come vi ha detto lei, che fuori. In ospedale cerchiamo di rendere il ricovero migliore, vi dico solo che a volte i bambini dicono alle mamme, e questo ci fa piacere, già è finita la vacanza. E sono bambini che hanno subito interventi, sono stati in terapia intensiva e quindi... Perché abbiamo un laboratorio di arte e terapia, quindi abbiamo portato l'arte in ospedale. E tramite l'arte il bambino riesce a tirar fuori le proprie emozioni. E facciamo i colloqui delle attività con i genitori e abbiamo portato anche la musica in ospedale. Noi una volta al mese c'è un concerto nel grande atrio, e sia di classica, jazz. Il nostro sogno è di portare qualcosa di più tipo rock, un po' più tipo qualcosa che piace a Giampiero, ma ci riusciremo quest'anno. Però insomma è un'attività che coinvolge tutti, perché l'ospedale poi a un certo punto non c'è più nessuno. E quindi oltre a questa attività poi facciamo le feste molto spesso al reparto, perché le feste uniscono le persone. A volte si tende di rimanere nella propria camera, nel proprio dolore, come diceva il sindaco, il cuore ha tante accezioni,
Quindi quando viene colpito il cuore ti sembra di essere colpito in tutto, nelle tue emotività, nelle tue capacità, in tutto. E quindi noi cerchiamo di far uscire dalle case delle persone e socializzare tra di loro. Qual è il modo migliore se non festeggiare, bere, mangiare insieme? E quindi facciamo in modo che sia questa cosa qui. Poi va bene il supporto psicologico, il supporto materiale, ma il progetto a cui teniamo proprio più di tutti, proprio per l'esperienza mia e di tanti altri, è questa costruzione della casa Aika, che sorge, e poi qui abbiamo un po' le cartine, la piantina, sorgerà iniziamo i lavori nel 2016 a gennaio, perché questi mesi qui saranno tutti per una campagna di raccolta fondi, poi chiederemo un mutuo, avremo un conto che sarà solo per i soldi Aika, per la casa Aika, in modo che tutte le persone possano vedere il crescere dei fondi. E faremo una campagna SMS, e abbiamo chiesto la collaborazione dei proprietari dell'ospedale, perché il nostro ospedale è convenzionato dall'ASL ma è privato, sono i proprietari anche del San Raffaele di Milano e di tutte le maggiori cliniche di Milano. Quindi abbiamo detto: diamo il nome della casa Aika, Giuseppe Rotelli a vostro padre, perché adesso sono rimasti i figli, voi dateci una mano a realizzare il progetto, e quindi loro ci aiuteranno. La casa è nata perché, come vi dicevo, proprio questi viaggi della speranza, c'è un impegno economico, ma poi più di tutti, io ricordo dai racconti di mia madre che lei la sera quando andava via in ospedale o quando ero in terapia intensiva si trovava lì da sola, perché a volte mio padre c'era, a volte no, perché doveva continuare a lavorare. E quindi sei solo, non hai nessuno con cui confrontarti. Invece in un mio intervento a Parigi, in cui c'era una casa del genere, c'erano le stanze, ognuno la sua, però poi c'era una cucina, un soggiorno insieme, in cui le persone si incontravano e si confrontavano. Quindi la nostra casa avrà 6 stanze per 6 famiglie, di 3 letti ciascuno, ognuno col bagno indipendente, poi avrà un soggiorno comune. Mi emoziona a dirlo, perché vi assicuro che sarebbe veramente d'aiuto a tanti genitori che adesso o dormono in macchina, che abbiamo scoperto in macchina, perché poi chi veramente ha bisogno alla dignità non lo dice, perché noi aiutiamo anche economicamente a pagare certe cose, ma chi ha bisogno di solito non lo dice, e quindi lo scopriamo sempre così, che li troviamo in parcheggio, che magari cercano di approfittare dei bagni, dei bar, e vi assicuro che è una cosa straziante vederlo e sapere che poi... e che lo fanno poi per i loro cani, per i loro bambini, che si fanno questi viaggi lasciando tutto, famiglia e tutto, perché poi loro, la maggior parte lontane, non hanno i genitori, non hanno zii, quindi non hanno sorelle, non hanno fratelli, per un aiuto, per un appoggio. Poi ci saranno queste due stanze, come vi dicevo, comuni, in cui molti nostri volontari poi ci saranno e daranno supporto, in modo da non farli sentire soli, perché la solitudine nel dolore è bruttissimo. E quindi niente, è questo il nostro sogno. Grazie.